in qualche maniera ti appartiene di più. Io credo di essere prevalentemente un autore, appunto, cioè uno scrittore che ha come principale passione non la scrittura, ma la musica. Quindi ho cercato un modo per farle convivere le due cose. E cosa ho fatto? No, ho iniziato prima a scrivere libri che parlassero di musica e poi, conscio che c'era un buco, diciamo, nel settore del giornalismo musicale, della critica musicale, mi sono piazzato lì, diciamo, sono un po' fatto largo. Però sì, credo di essere uno scrittore, cioè, quando dico non sono giornalista è vero, non c'ho quel tipo di, non cerco lo scoop, non cerco la notizia, mi piace raccontare. Invece molti dicono che tu lo cerchi, lo scoop, no? Dicono che cerco la polemica, in parte è vero, cioè io sono dell'idea che chi fa il mio mestiere deve essere sempre a gamba tesa senza filtri, cioè andare dritto nel bene e nel male, non necessariamente nel male. Vivo nel 2016, quindi vado più spesso nel male perché quello che racconto non è esattamente il paradiso, diciamo. Perché ci troviamo in questo stallo? Essere stringati ovviamente è difficile, però tagliando molti passaggi. È successo nel corso degli ultimi 20 anni, adesso prendiamo questo lasso di tempo, che la discografia è crollata per la pirateria inizialmente, perché non hanno capito che l'MP3, che era quello che era finito dei CD, avrebbe in qualche modo dato modo allo scambio dei file in rete. E in contemporanea c'è stata la televisione che si è accorta che quello della musica poteva essere in qualche modo un mercato, e è nato il mondo dei talent che, diciamo, aveva questo vantaggio, creava una specie di ricerca di mercato pubblica perché la facevi direttamente in televisione, creavi già un prodotto anche in assenza di prodotto, cioè il prodotto era il nome del cantante che vinceva, c'aveva cioè già un pubblico perché l'avevano seguito per 3 mesi mentre piangeva, rideva, si innamorava e quant'altro, e a quel punto la musica non era più necessaria. D'altra parte c'è stata la radio che in qualche modo ha capito che il mondo dei talent poteva essere interessante, ma soprattutto che il mondo delle edizioni musicali, della discografia si stava impoverendo e quindi era appetibile, ci ha messo le mani sopra. L'incontro tra radio E e televisione ha televisione. fatto sì che il livello fosse sempre più basso. Noi siamo, credo, nel momento, da che esiste la musica leggera, togliamo agli anni 50 in cui la musica leggera è partita, c'era anche una voglia di spensieratezza Dopo le dovuta al guerre, certo. dopoguerra, necessaria la spensieratezza, però siamo nel momento qualitativamente sicuramente più basso, anche chi in teoria dovrebbe stare in alto, cioè quelli che già ci sono, i grandi autori e anche i grandi interpreti, stanno guardando al basso, cioè si stanno adeguando, non stanno cercando di tirare su chi sta sotto, ma si sono adeguati. Una specie di survival, insomma, un Sì, manuale di sopravvivenza. è un po' questa situazione di finzione che si è creata, che sta illudendo, è un po' come se fossimo nel calcio. Calciatori col fisico scolpito, ma che in realtà è tutto fatto con gli anabolizzanti e non con la palestra, cioè al dunque poi ti rompi subito. E diciamo che stiamo aspettando che si rompano, nel senso che Ma si romperanno. sì, secondo me si romperanno perché già si sta rompendo, cioè il mondo della musica in questo momento è da ridefinire, cioè noi stiamo assistendo a un momento di decadenza. No, c'era l'impero romano, adesso c'è la decadenza. Dobbiamo capire cosa succede subito dopo. È difficile capirlo. Noi siamo figli di quella generazione che aspettava il disco come... sì, insomma, come si aspetta un grande regalo, no? Ci crescevamo insieme, anche perché sapevamo che quel disco lì, ci avrebbe accompagnato per 3-4 anni, io ancora ce l'ho, Sì, ho i anch'io. miei vinili e mi ricordo la mia vita su quel disco, no? Ora invece possiamo dire che questa situazione riguarda dei progetti, qui stiamo parlando di prodotti. Allora, come si può sopravvivere in un appiattimento del genere? Devi crearti un mondo dentro questo mondo, nel senso che allora il mondo, se siamo passati da un artista ha 3 album per vedere se trova la sua strada e sfonda, a un artista ha un album per vedere se prova la sua
un artista ha un singolo, o adesso addirittura facciamo solo il singolo, anche di uno che non è un artista, significa che questo mondo qui è destinato all'estinzione per sua scelta, cioè sta andando in quella direzione. Chi ha un progetto deve curarsi il progetto, ma fuori da quel mondo come lì. Come fa a farlo uscire? Perché ma allora, adesso ci sono delle Pasolini che hanno delle bellissime cose, però sai, oltre a suonare, andare nei festival, devo dire che lo fanno tanto. Però non è che ci sono dei canali dove tu puoi in qualche io maniera... Però guarda, io, sarà che io lavoro in rete, cioè io ho deciso di non ritornare a scrivere per la carta stampata e lavoro in rete, e in rete si fanno numeri molto più alti che in edicola, questo è un dato di fatto. Secondo me la rete già offre grandissime possibilità, poi bisogna essere bravi, e quello è un altro talento che non necessariamente uno ha. È un po' come uno che si sa vendere meglio degli altri nelle relazioni pubbliche, o uno che sa stare sul palco meglio di un altro, perché magari qualche artista può essere bravissimo a scrivere canzoni ma non sa stare sul palco. La rete offre l'opportunità di entrare, di farsi vedere, devi saperla usare. Come dire, l'unica strada percorribile è intercettare anche chi in qualche modo può farti rimbalzare, perché il problema della rete è: la rete offre tanto, ma se nessuno sa che ti stai offrendo qualcosa, rimane. Ci sono dei festival, dei concorsi, faccio un esempio, Musicultura sicuramente, o se sei una cantautrice, il Bianca da Ponte. Ci sono delle realtà che stanno attente, il premio di Andrea, cioè ce ne sono alcune che sono più attente di altre. Io raccontavo il caso di Chiara Vidones, che ha vinto uno dei premi del Bianca da Ponte. Io semplicemente ne ho parlato, cioè in due articoli l'ho citata con molta enfasi. Lei anche in virtù di questo ha fatto un album, tuttora quando sono passati 2 anni, quando fa un live puntualmente che organizza, cita l'articolo mettendo la frase, adesso non mi ricordo qual era lo strillo. Secondo te quanta responsabilità c'è da parte nostra di questo abbrutimento che stiamo vivendo? Secondo me decidere di flirtare con quel mondo lì significa passare al lato oscuro della forza. Quindi secondo me c'è una grande responsabilità di chi prende parte, ma non solo come giudice, di chi prende parte in generale. Io sono più radicale. Chi partecipa ai talent vuole diventare famoso, non vuole dimostrare che è bravo, infatti. Al punto che spesso e volentieri per diventare famoso fa qualcosa che non è nelle sue corde. Sei un cantautore, sei un cantante di una rock band e vai lì e canti vestito da pagliaccio con di fianco le ballerine, canti la canzone. È una scelta che fai. Poi uno può dire: vabbè, ma io sono consapevole e uso questa cosa per arrivare da qualche parte. Se ci riesci, fallo. Se consideriamo i talent, quelli più famosi, ci saranno passati qualche centinaio di cantanti, quelli che sono rimasti sono pochi, pochissimi. Quelli di successo, e dico una parola anche... Sono tre, quattro. Quello che manca, soprattutto anche dei 2 o 3 o 4 che ci sono, le canzoni. Non esiste un repertorio, non c'è non sta rimanendo niente. Ripeto, io ritengo che tutto quel mondo lì fra un po' crollerà. Secondo te quanto è importante un luogo di appartenenza? Cioè, dare una casa a giovani artisti, io dico, la Pasolini è un centro di accoglienza per giovani artisti. Secondo me è fondamentale, proprio per quella, anche per quella questione di visibilità che dicevi. Voi qui avete creato un posto dove ti incontri in quel senso lì, cioè ti confronti, e sta cosa qui in genere non c'è. Almeno avete creato un luogo dove ci sono delle competenze che vengono trasmesse, perché sta cosa qui pure del passare il know-how è fondamentale. Io ho iniziato a scrivere perché Nanni Balestrini, che io ammiravo come scrittore, e lui mi ha detto: se te inizi a scrivere io te leggo le cose che scrivi. Io ho iniziato a mandargli, lui stava a Parigi all'epoca, io mandavo i miei racconti e lui mi mandava le lettere con le risposte dicendo aggiustalo così. E così, perché l'ha fatto? Perché era un santo? No, le scatole. Ma però lui sapeva, questo me l'ha detto, io lo faccio tuttora ovviamente, ha detto: io quello che so lo passo a te, perché te poi lo passi a qualcun altro, se no che ci faccio? Se no rimane. No? E questo anche in musica va fatto, nell'arte in generale il passare le competenze è la base. Grazie Miguel. Grazie a voi, grazie.